Allora, l'unica cosa che ci rimane da fare è questa parte qua. Creare un metodo main per testare la classe, ma non includerlo nella documentazione. Allora, lasciate perdere un attimo la documentazione. Quindi creo un metodo main per testare la classe. Cosa significa questo? Significa che non è un'applicazione, quindi lo scrivo dentro alla classe. È un metodo che poi non verrà usato all'esterno. Mi serve solo per verificare che tutto funzioni. Public, static, void, main, string, args. Creo una prima istanza con il costruttore di default, ok, my point, questo qui. Quindi dichiaro una variabile di tipo my point. E poi costruisco l'oggetto col costruttore di default. Utilizzerò l'output su console, quindi scrivo system.out.println e la stringa test del costruttore, già l'anno scorso non ho fatto qualcosa del genere, no? Costruttore di default. Poi l'istanza di MyPoint la chiamo punto P, uguale new MyPoint, aperta e chiusa tonda, costruttore di default, e poi per verificare se tutto funziona, stampo l'oggetto P. Quando stampo l'oggetto viene richiamato in automatico il metodo toString. Poi lascio una riga vuota scrivendo un'istruzione system.out.println senza argomenti. Adesso faccio la stessa cosa ma con il costruttore non di default. Allora, intanto devo dichiarare un altro punto, chiamerò questo punto diversamente, utilizzerò il costruttore con parametri. Guardo come è fatto, il costruttore ha due parametri interi, il primo è la scissa, il secondo è l'ordinata. Quindi devo essere consapevole di questo, altrimenti posso commettere errori. Qua metterò prima la scissa e poi l'ordinata. Li metto direttamente, essendo una fase di test non c'è bisogno di interagire col utente. Metto 10 e poi, che ne so, 1. Vado a scrivere qua QNCT e possiamo già vedere cosa succede. Posso già eseguire salvo ed eseguo e sulla console vedo che il testo del costruttore di default mi restituisce un punto con ascisse e coordinate 00. E il costruttore con parametri mi restituisce un punto con ascissa 10 ordinata 1. Proviamo a testare i metodi get, se funziona su Q funziona anche su un P a maggior ragione. Quindi stampo system.out.println, soggetto Q, punto, richiamo il metodo getX, vedete ce l'ho anche qui in questo box dei suggerimenti. Posso anche, ecco, magari accompagnare questa stampa, quest'output con una stringa che spiega che cos'è questo valore, ascissa uguale. Poi faccio la stessa cosa con l'ordinata del punto Q, quindi ordinata q.getY e di nuovo un system.out.println per lasciare solo un po' di spazio. Eseguendo, vedete, ascissa restituita 10, l'ordinata restituita è 1. Adesso provo a testare i metodi set su il punto P, quello che ha le coordinate 00, testo dei sector.
Allora, vado prima a fare l'assegnazione del nuovo valore. Quindi, il punto P, punto set, vedete che mi compare qua il suggerimento, setX, e a questo, alla shift assegno un nuovo valore, che ne so, 2. Faccio la stessa cosa con setY. Abbiamo lo stesso valore, 2. Oppure per farvi vedere che cambia qualcosa. E poi stampo il punto P. Eseguo, potete vedere che il punto P adesso ha coordinate 2, 3 e non più 0, 0. Volendo potete anche, se volete accompagnare qua con una stringa P uguale, così ancora più chiaro, Q uguale e qua P di nuovo uguale, P uguale. E adesso posso testare il metodo setXY, test di setXY. Questo metodo invece mi permette di modificare le coordinate del punto P o di qualunque altro punto in un'unica soluzione. Il metodo riceve come parametri x e y, quindi basterà specificare il nuovo valore della shift, il nuovo valore dell'ordinata. Per cui lo applico sempre a P. Uso setXY e questo lo cancello perché non serve più. E che valori assegno alle coordinate? Ok. Quindi questo punto, immaginatevi gli assi, abbiamo il punto di ascissa 0 ordinata 3 e del primo cateto. Poi adesso dovrò utilizzare l'altro cateto che deve avere come ordinata 0 e come ascissa 4 per poter fare il controllo. Quindi distance. Su quale oggetto lo richiamo? Sull'oggetto P, sul punto P. Cioè P è il mio punto corrente. Voglio calcolare la distanza che ha questo punto P, che ha coordinate 0, 3, dal punto che vi ho detto prima, di coordinate 4, 0. Quindi dovrò passare come parametri 4 per l'ascissa e 0 per l'ordinata. Una volta che ho calcolato questa distanza, il metodo mi restituisce la distanza, quindi la vado a stampare. Okay. Se non ho sbagliato nel mio ragionamento, vediamo se mi restituisce 5. E di fatti mi restituisce 5. Quindi vuol dire che la distanza, il metodo che calcola la distanza è corretto. Ora vediamo invece cosa vuol dire utilizzare l'altro metodo. Questo è diverso perché devo passare non le due coordinate ma un punto. Quindi questo punto lo devo costruire. Prima di tutto creo il punto. My point, lo chiamo B, come sulla lavagna, uguale new my point, e abbiamo visto che le coordinate di questo punto sono, le abbiamo scritte qua, 4 e 0, quindi 4,0. Adesso chiamo il metodo distance su con p.distance e qua passo l'oggetto B. Dovrebbe restituirmi sempre 5, andiamo a vedere. E di fatti mi restituisce sempre 5. Una volta che io ho creato il codice di una classe, prima di utilizzarlo all'interno di un programma, posso verificare che tutto funzioni correttamente. Se c'è un errore me ne accorgo subito lì, senza andare a vedere magari righe, righe, righe di codice. E difatti io questo test adesso, una volta che è stato, diciamo, utilizzato per testare il codice della classe, posso anche dichiararlo private.
salvare, qua mi dice, mi dà un warning, mi dice guarda che il metodo main non viene mai usato localmente. Ok, ma io lo so. Se provo ad eseguire adesso non me lo fa, mi dirà error, main method not found, perché è privato. Posso anche lasciarlo pubblico perché in ogni caso se si cerca di utilizzare dall'esterno questa classe con un altro main, prevale il main esterno. Però lo rendo privato perché nessuno così potrà accedere. C'è questa parte da affrontare. Infine, scrivere una classe usa MyPoint. Questa è l'applicazione. Quella che può interagire con l'utente, che crea un array di quattro punti, questi punti qua, forniti in input dall'utente e produce in output la distanza di ogni punto da tutti gli altri. Intanto possiamo anche evitare di fare di interagire con l'utente, che ci vuole un sacco di tempo, cioè dobbiamo scrivere un sacco di istruzioni. E creiamo questi quattro punti e vediamo come si possono inserire dentro l'array e come andare a fare questa operazione. Calcolare la distanza di ogni punto da tutti gli altri. Intanto vorrei farvi capire, vorrei che voi rifletteste su una cosa importantissima. Questa applicazione usa MyPoint, potrebbe essere scritta da una persona che neanche sa come è fatta questa classe. Un altro programmatore. Così come noi usiamo le classi Java, mica le abbiamo scritte noi, ma le usiamo. Math.par, math.sqrt. Non sappiamo come sono fatte all'interno. Il codice non lo conosciamo, ma sappiamo cosa fanno. Andiamo a vedere la documentazione e in quel modo sappiamo esattamente che cosa fa quella classe, quel metodo, e possiamo usarlo importando la classe nel nostro codice. Nel caso della classe Math non c'è bisogno di importarla perché viene importata di default. Altre classi invece vanno importate, per esempio quando usiamo i metodi show input dialog, show message dialog per l'input output e dobbiamo importare JOption pane perché è lì dentro che ci sono i metodi e questa classe non viene importata di default. Quella classe mica l'abbiamo scritta noi, l'ha scritto un programmatore, boh, chi lo conosce? Non solo uno, magari più di uno, però ci ha fornito la documentazione online per cui noi possiamo andare a vedere quella classe, quali sono i metodi che ha e cosa ci permette di fare e li usiamo nei nostri programmi. Qua è la stessa cosa. Abbiamo scritto questa classe, MyPoint, chiunque abbia nemmeno il codice sorgente, solo il class, quindi quel codice illeggibile che viene generato dal compilatore. Vi ricordo che il compilatore traduce questo codice in bytecode, un codice intermedio che non è leggibile, non possiamo leggere noi. Non è un codice binario, è un codice intermedio, una specie di assembly per chi ha studiato l'assembly. Quindi un codice molto più vicino al codice macchina, ma non ancora codice binario. E il programmatore che vuole usare MyPoint basta che abbia quella classe lì, il file mypoint.class, non gli serve nemmeno il mypoint.java. Basta che lo importa nel suo progetto e lo può usare. Per quello è importante che noi scriviamo una documentazione per questa classe. Ma lo vediamo poi, se ce la facciamo stasera, se no un'altra volta. Perché senza la documentazione nessuno sarà in grado di usare questa classe, perché non sa cosa fa. E che cos'è che viene messo nella documentazione? Tutto ciò che è public. E questo è il motivo per cui ho messo il main private, perché non voglio che il main appaia nella documentazione, perché nessuno è autorizzato a usare il main. E tutto ciò che è private non è utilizzabile direttamente dagli altri programmatori, quindi non compare nella documentazione. Detto ciò, quindi potrei anche andare a creare questo usa MyPoint
in un altro progetto. Funzionerebbe comunque, però lo faccio qui perché faccio prima. Quindi in My Point creo la classe usa My Point, che poi il nome è terribile, però fa capire a che cosa serve questa classe. Usa la classe My Point. Siccome è un'applicazione questa che interagisce con l'utente, deve essere possibile mandare un'esecuzione, quindi ci aggiungo il main. E per non scriverlo a mano, clicco qua sulla casellina Public Static Void Main e clicco su Finish. Poi questo commento lo posso cancellare ed eccoci qua. Allora, la prima cosa che devo fare è creare questi quattro punti, li chiamerò ABCD. E ho creato i miei quattro punti. Adesso devo creare un array. Un array è una struttura, un dato strutturato che contiene elementi dello stesso tipo. Contiene punti, contiene oggetti della classe MyPoint. Quindi, così come se dichiaro un array di interi, vado a scrivere int, poi le parentesi quadre, x uguale, ve lo ricordate, new int e la dimensione. Faccio la stessa cosa per gli oggetti MyPoint. Adesso poi la cancello questa, la lascio un attimo lì. Allora, scrivo il tipo dei dati contenuti. I dati contenuti sono di tipo MyPoint. Poi devo mettere le parentesi quadre per indicare che è un array di MyPoint. Poi devo dargli un nome, punti. Ultimi punti. Poi devo creare l'array uguale new, di nuovo il tipo MyPoint e la dimensione. Quindi questa la cancello, se volete la commento così ce l'avete come riferimento. Allora, se creo un array di dati di tipo primitivo, la sintassi è tipo parentesi quadre aperta chiusa, nome dell'array uguale new, di nuovo il tipo, e tra parentesi quadre la dimensione. Non cambia nulla se lavoro con gli oggetti, perché la classe MyPoint è un tipo, questo non riesco a farlo entrare nella testa degli studenti mai, è un tipo di dato. Quindi invece di int MyPoint, il tipo MyPoint. Poi parentesi per indicare con array, il nome dell'array, new MyPoint e la dimensione. Vi ricordo che se vogliamo usare non costanti esplicite, i numeri si chiamano costanti esplicite, ma costanti simboliche, ed è la cosa che vi suggerisco di fare, possiamo andare a scrivere, a dichiarare qua la costante final int dim. Le costanti Java per convenzione si scrivono tutte in maiuscolo, uguale 4, e qua invece di scrivere 4 uso la costante simbolica dim. Quindi vi suggerisco di fare sempre così e di non andare a usare il meno possibile le costanti esplicite. A questo punto devo andare a inserire i punti dentro l'array, niente di più semplice. Il primo elemento sarà punti con indice 0, il secondo elemento, adesso sto scrivendo così, mi dà un sacco di errori perché ovviamente non è corretto, ma poi abbiamo punti con indice 1, poi punti con indice 2, è il terzo elemento, e poi punti con indice 3, che è il quarto elemento. È ovvio che adesso, avendo solo quattro punti, possiamo fare in questo modo. Vi avevo fatto vedere che quando ci sono tanti elementi bisogna usare un ciclo for. Allora, punti con indice 0, qui qua ci mettiamo il primo punto. A. A punti con indice 0 segno A. A
appunti con indice 1 segno B, appunti con indice 2 a segno C, appunti con indice 3 a segno D. Ho inizializzato il vettore. Naturalmente avrei potuto evitare di creare i punti ABCD e scrivere direttamente una cosa come questa. Che differenza c'è? Naturalmente eliminando questo qua. Vediamo cosa succede se stampo l'array così. C'è qualcosa di strano, no? Allora, per poter stampare un array, naturalmente posso scrivere io un metodo con un for che fa la scansione di tutto l'array e stampa. Altrimenti mi avvalgo de delle classi di Java. Mi vado a cercare la classe arrays con la S finale di Java. E vado a cercare il metodo toString. Il metodo toString può essere applicato a array di tutti i tipi primitivi, booleani, byte, eccetera, ma più in generale può essere applicato ad un array di oggetti e i punti, my point, sono oggetti. Quindi se applico questo metodo al mio array, vediamo cosa succede. Attenzione, siccome questo metodo bisogna fare sempre attenzione alla documentazione, questo metodo è statico. Vi ricordate, i metodi statici possono essere richiamati solo scrivendo nome della classe, punto, nome del metodo. Quindi, qui invece di fare una system.out.println di punti, uso la classe arrays, punto, toString, e vediamo cosa succede. Mi stampa il primo punto, il secondo punto, il terzo e il quarto. La parte più difficile è quella che viene adesso, perché bisogna calcolare la distanza di ogni punto da tutti gli altri. Prendo il primo punto, calcolo la distanza col secondo, poi calcolo la distanza col terzo, poi calcolo la distanza col quarto. Poi prendo il secondo punto, non calcolo più la distanza col primo, c'è calcolata. Secondo col terzo e secondo col quarto. Poi prendo il terzo, calcolo la distanza col quarto. Che tipo di struttura di controllo del flusso o strutture di controllo del flusso devo usare? For, while? Questo lo lascio a voi.